Iniziare, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua. Sport Specialist vi dà il benvenuto ed è lieto di portare le sue serate nel territorio piacentino. È la prima volta che facciamo una serata in questa bellissima città e abbiamo l'onore e la fortuna di avere un ospite straordinario che sicuramente conoscete tutti perché è proprio di questa terra. È un alpinista romantico, si potrebbe dire, adora arrampicare su tutte le Alpi, si può dire, perché ha aperto vie veramente ovunque, ha scalato ovunque, non solo in Italia ma anche in Sud America, ha scalato anche un 8000 e questa sera parleremo gran parte di quello. Sicuramente però troverà parole migliori per introdurre l'ospite di questa sera, il patron di Sport Specialist, Sergio Longoni, che è qui con noi e che vuole salutare direttamente tutti voi. Io non volevo introdurre Davide Chiesa, è un tuo compito, volevo solo porgervi un saluto e un ringraziamento per essere qui. E queste serate che noi facciamo da anni, dove io sono nato, insomma, a Barzanò, Brivera, dove abbiamo adesso il negozio Sport Specialist, dove abbiamo anche uno spazio che dedichiamo a queste serate, e abbiamo iniziato un po' di anni fa. La prima serata non è stato un gran successo, però avevamo un nutrito numero di persone come questa sera qui. Poi piano piano questa serata ha preso corpo e abbiamo provato a avere veramente 4 massi schermi in negozio, una serata con Camerlander, 700-800 persone all'interno del punto vendita, e quello che vorremmo fare anche qui a Piacenza, questa è la prima, vorremmo continuare per l'inverno e anche per l'estate, che abbiamo un posto bellissimo lì all'aperto che si può organizzare cose molto belle, molto importanti. Ecco, vorremmo farci conoscere anche in questo senso dalle persone di Piacenza, e non solo di Piacenza ovviamente, provincia, siamo vicino anche a Cremona, e ci terremo a continuare anche qui queste serate a tu per tu con i grandi dello sport. Porteremo anche non solo ovviamente alpinisti ma anche personaggi dello sport in generale. Ecco, adesso io non mi dilungo, passo la parola a Stefano, e vi ringrazio di essere qui, vi aspetto poi dopo al buffet e parleremo anche con Davide dopo avergli fatto qualche domanda delle difficoltà che avrà avuto. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Chiesa. Allora, mi sono permesso di dire che sei un alpinista romantico, perché il tuo curriculum parla anche tanto di romanticismo: salite in inverno, salite in solitaria, le Alpi, il Sud America, gli 8000. Sì, diciamo, io ho, magari alcuni di voi già conoscono un po' il mio modo di comunicare. Io ho sempre, uno dei miei scopi principali è sempre stato quello di comunicare le emozioni, no, che dà l'andare in montagna, fare un certo tipo di alpinismo immerso negli elementi, immerso in questi ambienti veramente straordinari, e cercare di comunicarlo. Si arrivava a casa dopo una faticosa uscita, no, alla sera, e dici: ma beh, è già finito tutto, non rimane niente. E così, già dai primi tempi, è nata la passione di fotografare, di scrivere, poi con l'avvento del digitale di far filmati e insomma così via. Sì. A proposito di fotografie, già stiamo vedendo tanto materiale bello. Sì, questa è una slide di presentazione, vi introduco un po' sull'argomento di stasera che è il managlo. Io volevo comunque ringraziare Sport Specialist di questo invito, anche dell'aiuto che mi ha dato questa primavera quando dovevo, insomma, darmi da fare con i materiali, perché preparare una spedizione del genere è veramente un impegno logistico non indifferente. Ricordo con piacere il signor Sergio, ci tengo a salutarlo e sottolineare che ci eravamo conosciuti 3 anni fa, se non sbaglio, a Santa Caterina Valfurva in agosto, in occasione della Sky Race Ortles Cevedale, in cui DF Sport Specialist è uno dei patron di questa gara di Sky Race che si svolge ogni anno la prima domenica di agosto. E io ero lì non da partecipante ma da spettatore, ci eravamo conosciuti in
quell'occasione. E poi Sergio gli era piaciuto il mio libro, Montagne da raccontare, e aveva preso un svariato numero di copie da diffondere nei suoi negozi, nella sua catena di negozi. E il libro nei suoi negozi era andato bene, e così è nata questa diciamo conoscenza. Poi tornando a ritroso, a me piace raccontare un po' gli aneddoti, a ritroso mi ricordo 20 anni fa, quando io ero cliente di Longoni, ancora ai tempi Longoni Sport, per noi dipendenti che abbiamo uno stipendio normale, erano altri tempi, ogni tot mesi si andava a Barzanò a fare acquisti, perché si era iniziato ad andare in montagna, per cui si aveva bisogno di tutto, dai ramponi alla corda, i vestiti, gli scarponi, eccetera, eccetera. E poi ricordo che lui era stato vicino a un altro alpinista italiano 20 anni fa, che anche lui aveva salito come primo 8000 al Manaslo, che era Marco Bianchi, milanese, e come partner aveva il signor Longoni Sport. Il Manaslo, poi Marco ha avuto una carriera brillante, perché ha salito poi Everest K2, non sarà il mio caso, cioè, per me già aver salito questo 8000 è già stata veramente una cosa. Sono quelle cose che io l'anno scorso avevo fallito su un 7000, il Barunze. Vedo alcune facce che erano venute a vedere la mia serata l'anno scorso del Barunze, in cui parlavo di un fallimento, nel senso che non ero mai riuscito a arrivare in cima, poi ho detto voglio azzardare. D'altronde nella vita è così, no? Si punta, nonostante io sono un alpinista che ha sempre sofferto, sono sempre stato sensibile all'alta quota, ho sempre sofferto il mal di montagna. Io notavo che quando uscivo con amici a fare delle salite in giornata, in 2 giorni, fare dei 4000, io sempre soffrivo di mal di testa, e vedevo che il mio compagno magari non soffriva. E sono sempre stato un po' sensibile a questa cosa qua, però ho detto io voglio provare a fare qualcosa di più. Era molto, molto rischioso, molto azzardato. Avevo l'ancora di salvezza, l'asso nella manica, che era comunque, avevo scelto di portarmi su una bombola d'ossigeno, perché se fossi stato male, avessi avuto mal di testa, avrei voluto avere questa scappatoia, che comunque era una scappatoia che poi Silvio Mondinelli, che ha un'esperienza veramente ventennale, ha salito tutti i 14-8000 senza ossigeno, mi ha detto: no, attenzione Davide, se tu al campo 2 a 6-8 soffri di mal di testa come mi stai male stasera, ed eravamo al campo 1 a 5-7 che io ho vomitato 2 volte durante la notte, cioè, tu scendi, non vai su, nonostante è da bombola d'ossigeno. Però io avevo questa chance in più che potevo giocarmi, e ho lavorato su questa esperienza facendo un lavoro quotidiano, cioè senza avere fretta, senza pensare a fare passi più lunghi della gamba, e vedere come andavano i miei progressi di acclimatamento, perché un 8000 poi è solamente una questione di acclimatamento. È un alpinismo completamente diverso da quello che si svolge sulle Alpi, cioè là guardi molto la meteo, cioè fondamentale è la meteo, e ascoltare il proprio corpo e la testa. Silvio diceva, salire un 8000, se vogliamo usare la percentuale del 100%, il 25% è l'allenamento che tu hai fatto nel passato, negli ultimi mesi, eccetera. Il 25% è la meteo, cioè che ci sia bel tempo, ci sia la finestra di bel tempo per salire, perché altrimenti non vai in cima. Il 50% è la testa. Cioè, io penso che mi abbia aiutato anche, diciamo, l'esperienza alpinistica che mi sono fatto nel corso degli anni. Cioè alpinismo invernale, alpinismo su ghiaccio, sapere che quando mi viene un gelone riesco a capire il tipo di freddo che sto soffrendo ai piedi piuttosto che alle mani, sapere se posso andare avanti o se posso tornare indietro, il soffrire, questo devo dire è andato in quel 50% che riguarda la testa. Ecco, tra l'altro permettimi, non hai mai tra virgolette nascosto il fatto di aver portato l'ossigeno, usato l'ossigeno, tutto, adesso non si vuole fare polemica, però la questione ossigeno sugli 8000 è un argomento scottante, è scottante. E sinceramente con Silvio abbiamo avuto modo anche di ridere, perché lui mi diceva: ma lascialo giù, ma cosa fai? Io fin da quando ho detto vengo in spedizione con voi, lui aveva accettato la mia, diciamo, io sapevo che lui organizzava una spedizione per il Manaslo, io volevo andare principalmente a Cioio, però non trovavo nessuna
nessun gruppo di italiani che andava al Cioio. In più le montagne con avvicinamento del Tibet, cioè della Cina, negli ultimi 2 anni hanno veramente creato dei problemi logistici cinesi, per cui Cioio, che è l'8000 più frequentato, e lo Shijia Pagma, idem, sono stati un po' abbandonati dalle agenzie serie che non proponevano questi 8000 ai propri clienti. Per cui c'è stato un riversamento veramente di gente enorme su 8000 completamente in territorio nepalese. E quello più abbordabile in territorio esclusivamente nepalese è il Manaslu. Per cui vedremo che da lì c'è stata veramente tanta gente, anche se io devo dire a me non ha dato nessun fastidio. Perché anche la questione gente, sì, ma ti dico, guarda, le giornate di acclimatamento ai campi alti, noi eravamo da soli, a volte mi trovo a camminare da soli, a volte ho con i miei compagni, al campo 1 le volte che abbiamo dormito lì, che sono state 3 volte, le tende sembravano vuote, vediamo poi nel film, c'è un bel accampamento di tende del campo 1, ma io di disturbo non l'ho mai avuto. Idem il giorno della cima, vabbè, noi siamo partiti molto presto, alle 2 di notte, c'era veramente freddo, e siamo arrivati in cima, Sonam, lo Sherpa che è salito con me quel giorno, e eravamo solo io e lui, alle 7, poi vabbè, dopo nel corso della mattinata sono arrivate anche le altre persone. Per cui, stavamo dicendo, mi sono perso via. No, era partita la questione ossigeno e gente sugli 8000. Sì, ecco, una cosa che mi succede, a volte rido con le persone che mi sono vicine, è questo, che a volte faccio fatica a ricordarmi i discorsi dell'immediato. Sì, è una cosa che prima di partire non era così. L'amico di Emberger, che vedremo poi nel film, che ha introdotto, scusa se ti interrompo, il tuo libro, giusto? Sì, esatto, l'introduzione del tuo libro. Ma mi ha detto, guarda che quando tornerai farai 2 o 3 mesi che non ti ricorderai le cose, stai tranquillo perché poi parli. È vero, a volte c'è la mia ragazza che mi prende in giro perché non mi ricordo che magari ho fatto una telefonata, ho scritto un sms, ma è davvero, no? Faccio fatica, probabilmente è vero, con quelle altissime quote soggettivamente, nel senso che poi dipende, a me è successo così, a un altro potrebbe non succedere, la carenza d'ossigeno potrebbe fare morire alcune cellule cerebrali abbastanza sensibili alla carenza d'ossigeno, e poi ci vuole qualche mese affinché possono essere le cellule della memoria. Come non mi ricordo cosa stavamo dicendo. Non c'è problema. L'ossigeno è un argomento scottante. Sì, ecco, l'ossigeno, ovvio, non bisogna generalizzare, cioè bisogna vedere chi lo usa, come lo usa, qual è la storia personale del singolo, quanto lo usa, da dove lo usa, se dai campi alti o dai campi bassi, cioè non bisogna assolutamente generalizzare. Nel mio caso consideriamo che eravamo in 7 e sono stato l'unico che ha usato l'ossigeno, una bombola, tra l'altro neanche utilizzata tutta, da 7004 dal campo 3, e su 7 siamo arrivati in cima in 4. In 4 io, Silvio, Simone e Juanito. Silvio e Simone sono 2 fuori classe. Juanito, se non era per l'ossigeno che avevo avanzato io, che aveva avanzato il mio Sherpa, perché io avevo una bombola e Sonam aveva una bombola anche lui. Se non era per l'ossigeno che aveva avanzato Sonam, Juanito sarebbe morto, perché ha fatto la cima senza ossigeno, non era in perfetta forma. Guarito, tra l'altro, stiamo parlando di uno che ha salito 24 volte ogni 8000. Lui sta facendo il progetto, vuole essere il primo al mondo a averli saliti tutti 2 volte, cioè li ha già saliti tutti e 14 senza ossigeno. Adesso vuole essere il primo uomo al mondo che li doppia tutti. Per cui uno con una discreta esperienza. Non era partito nel massimo della forma, noi non lo sapevamo perché non avevamo avuto nessun sentore, però probabilmente ha tenuto nascosto il suo malessere, ha fatto la cima e mezz'ora dopo il rientro dalla cima non si muoveva più dalla neve, si era steso nella neve, non si muoveva più, aveva probabilmente un principio di edema. Per cui intendo dire, c'è l'ossigeno, sì, ossigeno no, ragazzi, bisogna stare, cioè stiamo parlando di un 8000, cioè non stiamo parlando di una, cioè lì ne va della tua vita veramente. E allora io non mi sono posto assolutamente problemi, cioè nel senso che non sono un professionista, la mia, diciamo, priorità
era quella di riuscire a arrivare in cima, perché innanzitutto rappresentavo un'associazione, che è la Valtitudine Amici Montagna, la nostra piccola associazione, della quale il progetto di questa spedizione è stato condiviso da uno sponsor, un imprenditore di Castel San Giovanni, Carlo Manzel. Senza di lui questa spedizione non avrei potuto partecipare. Per cui innanzitutto il primo pensiero ti va a quello, nel senso che tu, cioè, costa tantissimo veramente una spedizione. E d'altronde chi va in Himalaya al giorno d'oggi è così. Per cui a quello ci pensi. Poi l'altro aspetto molto importante è il documentare, cioè io ho sempre voluto privilegiare nella mia attività il documentare, cioè fare foto, fare film, per poi poterli proporre al pubblico e raccontare un po' di questi sogni. E Simone e Silvio, cioè, non hanno fatto foto praticamente, cioè quando sei veramente a quella quota con meno 30, cioè, hai sangue denso, hai un rischio di congelamenti elevatissimo, anche fare foto e fare filmati veramente risulta difficile. E io stavo bene la notte che abbiamo passato al campo 3 a 7400, e Juanito durante il trekking mi diceva, io dicevo Juanito, ma io c'ho dietro la bombola, provo a farlo senza. Lui mi ha detto, Davide, la bombola devi lasciarla giù, perché se tu te la porti su, anche se stai bene, se poi ce la puoi vedere dentro, la usi. E infatti così è stato, perché io ero talmente gasato che quella notte lì a 7400 non mi stava venendo mal di testa, perché avevo fatto qualche boccata dalla bombola. Io ho sempre scoperto di questi fortissimi mal di testa che ovviamente ti vanno a inficiare sulla prestazione. Ero talmente contento che non ho avuto esitazione ad usarlo. Poi è stata una scelta azzeccata, perché stavo dicendo, su 7 di noi 3 hanno rinunciato perché non sentivano più i piedi. A mezz'ora di partenza 2 appena partiti, Marco è arrivato fino a 7800, non sentiva più i piedi, non sentiva neanche più dolore, e ha fatto benissimo a scendere, perché quando non senti più dolore ai piedi vuol dire che il congelamento è già in atto. C'era freddo perché c'era un po' di vento. Anch'io avevo freddo, nonostante avessi l'ossigeno, il piede destro non lo sentivo più, cioè non lo sentivo più, un dolore fortissimo, continuavo a picchiarlo nella neve, picchiare, cercare di muovere le dita, no? E allora via con Sonam, abbiamo l'ossigeno, abbiamo detto andiamo veloci, siamo riusciti ad andare di corsa e siamo riusciti tutto sommato a fare una prestazione, non vorrei dire divertente, però cavolo, alle 7 eravamo già in cima, grazie ovviamente all'aiuto dell'ossigeno. Dopo mezz'ora è arrivato Silvio, che è un fuoriclasse, ma anche lui non sentiva più le dita dei piedi. E non si aspettava, Silvio, che non lo più pensava, era veramente un grande, pensava di arrivare in cima lo stesso, perché c'era un po' questa presa in giro sulla mia bombola. E invece siamo riusciti a piacere, siamo andati come dei missili, cioè alle 7 del mattino ci siamo goduti la cima del Manaso tutta per noi, è veramente stata un'emozione incredibile. E alle 16 eravamo già al campo base, abbiamo fatto 3400 metri di dislivello in discesa quel giorno. Che godersi, prima di tutto godere la montagna, che sia un 8000, che sia un 2000, che sia una passeggiata, penso che sia, sì, e credo che tu mi dia ragione, la cosa più importante. Sì, quando si va, sì, anche se l'8000 è un po' diciamo diverso dalle altre salite che ho fatto, cioè ovvio che se vai in Himalaya quando torni è in massimo rilievo la prestazione del singolo. Quando sei laggiù la tua prestazione è mediocre, cioè nel senso che tu sei là, devi avere una gran pazienza infinita, e il tuo 8000 è merito anche degli altri, di tutti gli altri che ti danno una mano, di chi ha permesso che tu possa essere stato lì, dei portatori, degli sherpa, non dimentichiamolo, perché ci sono alpinisti che si fregiano, io non ho usato lo sherpa, però invece magari hanno portato la roba su ai campi alti, hanno fatto la traccia, hanno posizionato una corda fissa, cioè per fare prestazioni individuali o vai su 8000 difficili o vai su in inverno, ecco. Per cui il tuo 8000 è anche soprattutto degli altri, per cui là fai una prestazione, torni a casa sei un eroe, no? Cioè, purtroppo io mi sono trovato anche un po' sinceramente in imbarazzo, no? in questo ruolo, e tant'è vero che
Io non sono stato il primo piacentino che si è cimentato con un 8000, ma è stato Antonio Vaccari, che è piacentino, è un carissimo amico che è presente qua stasera. Adesso volevo invitarlo a fare un saluto. Antonio, se mi fa piacere, se vuoi venire. Antonio, prima di me, ciao Antonio. Ciao a tutti. E lui è stato il primo piacentino che si è cimentato con degli 8000. Io ho sempre avuto veramente una sorta di affetto, di riconoscenza, anche perché lui mi ha dato dei consigli prima di partire, ci siamo visti a casa sua. È stata veramente una bella cosa incontrarlo. E lui ha tentato quante volte? Io ho perso 4 volte. Ho provato 4 volte. La prima volta è stato proprio il Choyu, una spedizione che organizzai insieme con degli amici e conoscevo tante persone. Il secondo 8000 fu lo Shisha Pagma nel 99 e anche lì fu una bellissima esperienza. Arrivai sulla cresta finale da solo, non c'era nessuno, fu un'esperienza fantastica, nevicava. Non c'era la traccia, andava avanti per un po', poi non si vedeva niente, decisi di tornare indietro. Forse non sarei neanche arrivato in cima, però rimane questo dubbio. E poi andai per 2 volte sul Baltoro, sul ghiacciaio Duca degli Abruzzi, a tentare il Gashapon 2, 2 volte infatti, e 2-0, perché lo Gashapon è rimasto a 2 e io sono rimasto a 0. Però è stato bellissimo perché effettivamente quell'ambiente, percorre tutto il Baltoro, si entra in un tempio dell'alpinismo dell'alta quota, perché si vedono montagne veramente impressionanti, sia dal punto di vista della quota, sia dal punto di vista dell'arrampicata tecnica, sia dal punto di vista del paesaggio e delle persone, perché non dimentichiamo che oltre agli Sherpa ci sono anche gli Hunza e ci sono anche i Balti, e sono in tutte e 3 categorie di persone fantastiche, perché aiutano tutti quanti e pretendono veramente poco. Sono venuto a salutarvi, ma soprattutto a fare i complimenti a Davide, perché lui è stato il primo di noi altri appassionati di montagna a raggiungere un 8000 e adesso speriamo che ce ne siano altri. Comunque sia, io non ho ancora smesso, non mi sono ancora ritirato. Poi la pensione continuo a spostarla in avanti. Ho cominciato nel 71, sono 40 anni, ne avrò ancora un'altra decina prima di ritirarmi. E del resto Carlo Soria, che ha 73 anni, continua a salire, per cui ci speriamo ancora. Grazie. Ecco, grazie. Grazie Antonio. Ma che vada, siamo stati i primi piacentini che siamo riusciti ad arrivare attorno ai 7.400-7.500 senza l'uso di ossigeno. Volevo fare un altro saluto a un altro amico che non è piacentino propriamente, però diciamo che la sua attività alpinistica la svolge qua, essendo l'istruttore del CAI di Piacenza, Roberto Valdemi, che magari sarà quello che farà il prossimo 8000, penso. Vieni Roberto. Lui si è già cimentato alcune volte in passato con ottimi risultati sulle Ande, ha salito lo Ascaran, che non è un 6000 di quelli facili, considerati facili nelle Ande, e poi anche la Aconcagua, sì, 2 anni fa, giusto? 2 anni fa, sì, perché ci avevo tentato anch'io 4 anni fa e non ero riuscito a salire. Eravamo arrivati al campo 1 e poi eravamo scesi. Poi ho fatto lo Ascaran, sono stato diciamo una volta in Himalaya, in India, più basso, molto più basso, e diciamo che sono sui 7000, e vabbè, ci sono gli 8000, ci sono, come diceva anche il mio amico Antonio, qualche anno in meno di Antonio ce l'ho, quindi non scappano. Sono contento di essere qua, che mi ha invitato Davide, anzi ci sarei venuto comunque, e sono contento per lui per questo 8000, perché credetemi, cioè non è da tutti arrivare in vetta un 8000, ossigeno, sherpa, non sherpa, come diceva lui giustamente, quando vedete i filmati poi specialmente su questi 8000 dove ci vanno tutti, lasciamo perdere Simone Moro e questi fuori classe, però comunque ci sono le tracce, ci sono le tende, vedi le corde fisse, quindi non sei mai da solo, cioè lo fai come l'ha fatto lui, lo dici chiaramente, comunque non è per niente facile, credetemi. Ciao a tutti. Grazie.
Grazie Roberto. Grazie Roberto. Abbiamo fatto questa sorta di aperitivo al piatto principale. Possiamo partire. Esatto, vediamo assolutamente il video cosa ci propone. La slide adesso ve la faccio partire dall'inizio. Cioè, la prima immagine riguarda io che sto fumando una sigaretta e alla quale diciamo sono legato, perché è diciamo un'immagine educativa che io ci tengo a dire quando parlo di montagna, perché è una cosa della quale vado fiero. Cioè, il mio 8000 è partito 2 anni fa, quando ho smesso di fumare, perché se tu devi iniziare ad allenarti, fare allenamenti di fitness come quelli che ho iniziato a fare nel 2011, cioè delle gran corse in salita, in montagna, eccetera eccetera, non puoi pensare di continuare a fumare delle sigarette. E quella è una cosa della quale vado molto fiero, altrettanto verso l'Intro Mannasco. E poi vediamo l'introduzione sugli allenamenti. Un 8000 non pensate, si prepara per chi è già alpinista, si può preparare come ho fatto io sulle montagne di casa, cioè sulle colline in mezzo ai vigneti, facendo delle tabelle di allenamento, corse in salita, ripetute, Bobbio Montepenice, Giro dei Chiaroni, Seminor, Vescala e via andando. Possiamo alzare un po' la... Eccola qua, la mia ultima sigaretta, ottobre 2009, qui siamo nel Giro dei Chiaroni, in Val Tidone. Queste ripetute in salita su una salita del 17% di pendenza a Seminò, Ziano Piacentino per intenderci. In estate un caldo torrido, è stato veramente faticoso allenarsi e ad ogni allenamento io pensavo al Manaslu. E quando ero al Manaslu pensavo, ma che bello però essere in Val Tidone, a casa, a fare le corse in salita. Samagaun, 3700 metri di quota, l'ultimo posto prima del campo base. E qui quanto attrae un 8000? Campo base, Silvio Montinelli. Un tratto di roccia verso il campo 1. Tenda messa, campo base. Nuro, un nostro aiuto sherpa veramente forte, tende d'oro. Momento di relax a campo base. Sona, lo sherpa che mi ha accompagnato in vetta. Sono loro gli eroi, non dimentichiamocelo. Anche loro ascoltano musica. Campo 1, campo 2, campo 3. La serracata che porta al campo 1. Basta poco a fare impressione. A fare impressione. Basta poco. Campo 1, 5700. L'unica scaletta che abbiamo incontrato durante il percorso, messa dalla spedizione che ci aveva anticipato di 15 giorni. Questo è uno dei tratti più ripidi. Vediamo gli alpinisti sul pendio dell'immagine di prima e ti addentri in questo mondo veramente di ghiaccio, selvaggio, impressionante. La realtà di questa vita ci si guarda solo fuori. Questo è uno dei tratti più ripidi, verso il campo 3. Campo 2. Come se fosse niente, dare il fuoco a casa tua. Se non passassi... Per 4 giorni ho mangiato solo caramelle e qualche biscotto del Mulino Bianco, il giorno della cima. Partenza di notte per la vetta, Marco Salvatore con il naso ghiacciato. E un omaggio allo sponsor che ti ha sostenuto, in vetta al Manaslu. L'orizzonte fa la curva, è talmente in alto che vedi la curvatura terrestre. Silvio Montinelli. E i fuoriclasse si vedono. Silvio non ha la maschera. Eccolo qua,
personaggio carismatico di cui tutti conosciamo le capacità. Un gesto d'amicizia di Simone al campo 1 e Juanito curato al campo base dopo la cima. Alberto Magliano era con noi il secondo uomo dopo Messner ad aver salito nei Seven Summit. Marco Salvatore, la sua prima esperienza su un 8000. Enrico Dalla Rosa, carissimo amico di Gnaro, e anche Gnaro capita di avere un'oftalmia da ghiacciaio. Perfetto. Diario è un bucato. Perché dimenticano salito da cima il 4 di ottobre. Bravo Marco! Lungo, Madonna, quei traversi qua non finivano più, è vero o no? Hai visto dove è la cima? Domani, stanotte, via! Domani siamo là, Ecco bene, adesso finisce, ormai è finita questa slide, se penso ci sia adesso il buffet, sono le 9:30 e possiamo brindare e farci gli auguri di Natale. Grazie a tutti, Davide, vieni pure qua con me. Sì. Che ormai siamo veramente congiunti, grazie veramente a tutti voi che siete venuti, una serata direi riuscita, per essere la prima direi decisamente buona. Direi che ti sei fatto, vieni qua con me che ho una comunicazione di servizio, un bel regalo di Natale, sicuramente questo. Per i vostri di regali di Natale invece avete trovato sulle sedie dei buoni, sono utilizzabili per qualche giorno, invece solo per questa sera faremo degli sconti particolari, il 30% sui prezzi di listino, il 20% sui prezzi netti e scontati, tutto quello che trovate in negozio, quindi se siete ancora come me un po' in ritardo nei regali di Natale approfittatene perché è l'occasione veramente giusta. Davide, grazie sicuramente. Grazie a voi, grazie. Per la splendida serata, se c'è quella disponibile il signor Longoni, un minuto. Niente, dopo al buffet. Rimandiamo tutti voi ovviamente al buffet, ci sarà una bella sfida perché siamo in terreno, in territorio di grandi salumi, grandi affettati. Abbiamo portato salumi della terra di Sport Specialist, dell'Alta Brianza, e quindi ci sarà anche questo match interno. Grazie a tutti voi, grazie a Davide Chiesa, alla prossima grazie serata. Grazie signor Longoni, grazie a tutti.